è una delle principali attrattive di questa sfida. Ha già messo a segno diversi gol in campionato. Ancora qualche attimo di pazienza e poi si comincia. Pubblico già caldo, sale l'adrenalina sulle tribune in attesa del fischio dell'arbitro che darà il via al match. Ben trovati da parte di Piero Gifardo e Lelia Dagni, al quale è affidato il commento tecnico. Torna alla Serie B, campionato protagonista quest'oggi. Ci sono tutti i presupposti per non annoiarci. Il calcio è la nostra passione, la nostra ragione di vita, Pier. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimmelo tu. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Queste sono le scelte del tecnico di casa per il match di oggi. Hanno scelto il 4-3-3, hanno schierato i tre attaccanti quasi in linea. È una scelta abbastanza coraggiosa, evidentemente non hanno paura di concedere qualcosa dietro. Probabile che vogliono sviluppare il gioco attraverso le corsie centrali piuttosto che sulle fasce, Pier. Spiego solo così la decisione del tecnico di tenere le punte vicine per cercare di favorire il fraseggio nello stretto. Questo è lo schieramento di partenza della squadra ospite. 4-3-3, il loro modulo di partenza con una punta d'area di rigore, due attaccanti larghi che dovranno provare gli uno contro uno, occhio alla loro velocità. E questo è un assetto che potrebbe creare più di qualche grattacapo alla difesa avversaria, Pier. Dovranno sempre tenere d'occhio i tre davanti e raddoppiare l'occorrenza alla marcatura. Ci siamo, possiamo cominciare. Bianchi. C'è spazio per andare. Si libera bene qui. Salva tutto il portiere con questo tuffo. C'è grande entusiasmo tra i tifosi per questo tiro della bandierina, il primo del match per loro. Il pronostico pende chiaramente dalla parte degli avversari, ma mai dire mai nel calcio. Sceglie il tocco corto. Palla recuperata, attenzione. Avanza inarrestabile, c'è la ribattuta. Buono il contrasto. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Ottimo intervento del portiere. Azione che viene interrotta, buon recupero. C'è spazio per andare. Era oltre l'ultimo difensore, chance vanificata, offside. Se non ho capito male, c'è stato un calcio di rigore in uno degli altri match. Sentiamo lo studio. I padroni di casa. Occasione per andare avanti. Determinante il difensore qui. È un campionato migliore del previsto, finora quello degli ospiti. Lele si stanno togliendo davvero molte soddisfazioni.
fin qui le cose per loro stanno andando per il meglio, Pier. Sono primi e mostrano un'ottima forma. Sinceramente è ancora un po' presto per parlare di titolo, perché bastano un paio di risultati negativi per compromettere il gran lavoro fatto finora. Non devono lasciarsi prendere dall'euforia del momento, ma solo continuare a giocare come sanno. C'è la rimessa con le mani. Martella. Taglia sul centro. Ecco il tiro. Nessun problema su questo tiro per il portiere. Continua ad avanzare. Pallone recuperato molto bene qui. Palla che finisce tra le braccia del portiere. Occhi puntati su questo giocatore, potrebbe rivelarsi davvero decisivo. Sta segnando gol a raffica. Ha tutte le carte in regola per battere il record di marcature in questa competizione. Sarà una giornata difficile per i difensori. Va avanti nella sua azione. Hanno rischiato, ma sono riusciti a recuperare il pallone. Male qui il portiere, regala palla agli avversari, attenzione. Conclusione da cancellare. Portiere sbaglia, pericolo. Spinge il portiere, ma il pallone ancora lì. Portiere che si riscatta prontamente, qui sta per combinarla grossa. Perché ha corso un rischio enorme, ma per fortuna è riuscito a rimediare subito. Contrasto efficace. Martella. Palumbo. Hanno spazio per ripartire. Ha spazio sulla corsia. Occhio al traversone al centro. Ora deve spazzare. Lo supera benissimo. Conclusione che non ha inquadrato lo specchio. Risultato che non si sblocca. E può prendersela solo con se stesso, Pier. Aveva tutta la porta spalancata. Ruba palla con un grande intervento. Prova a sfidare la difesa avversaria. Recuperano il possesso interrompendo un'azione che stava diventando pericolosa. Riconquista un pallone importante. Cerca l'appoggio al compagno. Il pubblico lo incoraggia a tirare. Prova a far partire il tiro. Buono l'intervento del portiere. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione dei tifosi è tutto un programma. Sceglie la soluzione ravvicinata. Si accentra. Cerca la porta,
Il tuffo del portiere evita il gol, ma la conclusione non era affatto irresistibile. Ordinaria amministrazione per uno come lui. Parata più spettacolare che difficile questa. Corner in area. E finisce così il primo tempo. Era uno degli osservati speciali, ma fin qui ha deluso, sei d'accordo? Molto sotto il suo rendimento abituale, infatti si è fatto vedere poco in fase offensiva. E per un attaccante questo equivale a una bocciatura. Al momento stanno maturando un pareggio, ma devono spingere di più se vogliono puntare alla vittoria. È tutto pronto, l'arbitro fischia il calcio d'inizio. Salva tutto il portiere con questo tuffo. C'è grande entusiasmo tra i tifosi per questo tiro dalla bandierina, il primo del match per loro. Lo supera benissimo. Conclusione che non ha inquadrato lo specchio, risultato che non si sblocca. E può prendersela solo con se stesso, Pier. Aveva tutta la porta spalancata. Il pubblico lo incoraggia a tirare. Prova a far partire il tiro. Buono l'intervento del portiere. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione dei tifosi. Cerca la porta. Il tuffo del portiere evita il gol, ma la conclusione non era affatto irresistibile. Ordinaria amministrazione per uno come lui. Parata. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Buono il contrasto. Può andare uno contro uno col portiere. Ci provano di nuovo. Il portiere c'è su questo tiro. Cross verso il centro dell'area. Rinvio un po' pigro questo. Bravo qui a smarcarsi. Ben posizionato qui il portiere, che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Entra in modo perfetto. Attacca lungo l'out, ci sono metri. Lascia partire il traversone. Colpisce la traversa, non è finita. Ha evitato un gol quasi certo. Interviene e sventa il pericolo. Pallone che sembrava destinato in fondo alla rete. Il palo si è sostituito al portiere, impedendo la palla di entrare. E ha negato loro il gol del possibile vantaggio. Possesso palla recuperato. Punta la porta, non lo chiude nessuno. Scatta verso la porta. Conclusione che finisce alta sulla traversa. Si starà mangiando le mani, Pier. Non so proprio come abbia fatto a sbagliare. Ha spazio sulla corsia laterale. La mette in mezzo. Conclusione da dimenticare, palla abbondantemente sul fondo.
può andare. E c'è il tiro. Conclusione intercettata senza problemi dal portiere. Dribbling secco. Recupera palla ed evita guai. Possono partire in contropiede, attenzione. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Intervento perfetto al momento giusto. Pallone che passa agli avversari. Passaggio così così questo. Alfredo Donnarumma. E c'è la parata senza difficoltà per il portiere. Occhio che guadagna metri. Era oltre l'ultimo difensore, dunque c'è offside. Arriva il momento del cambio. Tre cambi in una volta sola per l'allenatore. Palumbo, Alfredo Donnarumma. Fanno girare benissimo il pallone. Ottima la copertura. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Pregevole l'intervento del portiere. La mette in area. Possesso palla interrotto. Alla palla del possibile vantaggio. Esulta il portiere, fa bene. Questo vale come un gol. Un intervento prodigioso sfoderato. In molti avrebbero preso gol da quella distanza. Crossa nel mezzo. Conclusione sporcata. Conquistano un nuovo calcio d'angolo. Rinvio così così, attenzione. Potevano far male da lì. Mi chiedono la linea perché è cambiato qualcosa nel match del Genoa. È arrivato il terzo gol per il Genoa. 3-2 il risultato quando siamo all'81esimo. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Recuperano bene il pallone. Si ripartirà con un fallo laterale. C'è il cambio dunque. Ha il supporto dei compagni. Continuano a premere questo finale per provare il gol partita. La mette fuori. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Fuori gioco, dice l'arbitro, era di poco oltre. La ferma. Ha spazio lungo la corsia. Carica il tiro. Tiro ribattuto.
Manca poco alla fine, può essere un corner decisivo, arriva di Saltatori. Occhio al corner, spazza via. Ha un'autostrada davanti a sé. Occhio al pallone giusto. Interviene sulla linea, portiere battuto. Palla intercettata, nuovo possesso. Può liberarsi del pallone. Azione interessante, attenzione. Arriva il segnale di chiusura, squadre che si dividono dunque la posta, finisce 0-0. Le difese oggi hanno avuto la meglio sugli attacchi, Pier. Questa è la fotografia della partita. E onestamente non è che sia stata la partita più spettacolare che ci sia capitata di vedere. Nessuna delle due squadre è sembrata crederci fino in fondo.